Ragazzi, niente, 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 no, non riusciamo, non riusciamo, non riusciamo. Io ripeto sempre, non voglio mettere in mezzo i giocatori infortunati che abbiamo per trovare delle scuse. Anche oggi abbiamo fatto una partita incolore, una partita incolore, una partita incolore, veramente brutta, brutta. Non sembrava che non c'avevamo nessuna idea di gioco, perché non mi venite a dire che un pareggio là va bene, soprattutto anche in vista della classifica. In vista della classifica siamo messi veramente male, veramente male. Facciamo sempre le solite cose, ovvero invenzione di qualche giocatore, azioni isolate. Vedi Conceição, che qualcosa in più ha fatto oggi rispetto alla partita contro il Milan, qualcosa ha fatto, non è arrivata una palla, un cross in area, non è arrivata una palla crossata in area, non è arrivata una palla crossata in area. Tutti i cross che si facevano, quei pochi cross stati fatti, in mano al portiere. Noi ogni volta che andavamo su ci mettevamo le ore a arrivare da loro, ci mettevamo le ore, sempre su questi passaggi in orizzontale, ci dovevamo finire i passaggi in orizzontale. Siamo messi male, non ci smarchiamo, non sappiamo chi dare la palla poi dopo ovviamente, ma ci mettiamo le ore ad andare su. Loro, ogni palla che recuperavano da noi, vicino alla loro area, in 2 secondi loro erano su da noi. Fortuna che poi l'ultimo gol l'ha annullato, perché sennò era veramente una beffa. Conceição ha provato a segnare, il portiere l'ha presa proprio lì sulla linea, mancava un millimetro e non è gol. E io devo dire che il mio rincampo è stato Locatelli, ma proprio di gran lunga rispetto ai nostri giocatori, di gran lunga è stato il migliore in area, ha preso tutte le palle, le ha intercettate tutte le palle intercettate in area. Centrocampo smistava bene la palla, bene anche Turam. Ma io devo dire, oggi faccio menzione speciale per Locatelli, che oggi tutte le palle le ha intercettate in area. Adesso a fine saranno tre tiri in porta per loro, il gol l'hanno annullato, quindi sarà due tiri per loro, due tiri per noi in porta, 10 tiri per loro e 7 per noi, 4 per noi, se mi ricordo, 7 per noi. E basta, ragazzi, non c'è niente di che, ragazzi. È una partita veramente. Io penso che da uno spettatore juventino o della Aston Villa, la partita è stata veramente brutta, brutta, proprio brutta. Io ho visto la Aston Villa, ripeto, domenica scorsa, ha fatto cagare con noi, ha fatto la partita della vita, cioè della vita nel senso, questa ha fatto una partita molto buona loro, molto buona partita, molto buona. Bene anche Danilo, ragazzi, che è entrato, robe grosse. Però ragazzi, così non si può andare avanti, perché non è che uno dice 0-0 là a Birmingham con l'Aston Villa con tanti infortunati ci può stare. Ragazzi, noi dobbiamo vedere la classifica, noi ci dobbiamo sbattere le palle se giochiamo in trasferta o giochiamo in casa. Siamo a 8 punti dopo 5 partite, 8 punti, ne abbiamo fatti 6 dopo 2 partite. Siamo a 8 punti, siamo ancora fuori dalla zona playoff. Ma ci rendiamo conto. E non mi viene a dire qui sotto il video non eravamo infortunati, non me ne frega niente. I giocatori che erano in campo avevano le qualità per segnare. Ripeto, non ci smarcavamo, eravamo coperti dagli altri giocatori, ci mettiamo le ore ad andare su dall'area del loro. Loro appena prendevano la palla erano subito su da noi. Io non lo so, ragazzi, fatemi sapere che sotto voi cosa ne pensate di questa partita, ennesima delusione per me che sono juventino. Fino alla fine, forse Juventus, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.